Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, appena finita da poco una grandissima partita, una bellissima partita che è stata come non mi ricordo chi ha detto: questo non è stato calcio, sembrava un altro sport. Ed è la verità, tutto sembrava tanto, tranne che calcio, sembrava un altro sport, sembrava di stare su un altro pianeta, sembrava rispetto a come siamo abituati a vedere la Serie A. La nostra Serie A entusiasmante, il campionato francese, il campionato spagnolo, che insomma la Champions League è una. Veramente non sembra calcio, sembra un altro sport, uno spettacolo. Due squadre meravigliose, Bayern Monaco e PSG. È finita 1-0 per il Bayern Monaco in casa del PSG, però nonostante 1-0 per il Bayern, all'andata finì 3-2 per il PSG, quindi stasera erano 3-3 in casa di parità. Gol in trasferta valgono il doppio, il PSG ne ha fatti 3, quindi di conseguenza nei 180 minuti, ragazzi, il PSG ha meritato di passare il turno perché tra andata e ritorno ha fatto 3 gol fuori casa, ne ha presi 2, però ne ha fatti 3 e ne ha preso solo uno in casa e è riuscito a non prendere un altro, quindi ha strameritato il PSG di passare il turno e vola alle semifinali di Champions League, e buttando fuori Bayern Monaco, che non era una cosa facilissima. C'è da dire che nel Bayern Monaco esce con orgoglio, perché comunque, a parte aver vinto, si è divorato un paio di gol e aveva tante assenze, Lewandowski e un altro giocatore anche che mancava nel Bayern Monaco, Costa mi sembra, comunque uno di questi là, mancavano un paio di assenze nel Bayern Monaco, quindi ci poteva stare. Ha vinto l'anno scorso, il Bayern l'anno scorso ha vinto la Champions, quindi ci poteva stare. Quest'anno cedeva il PSG, Neymar e Mbappé, due fenomeni. Navas, il portiere, anche ha fatto qualche parata, ma è un buon portiere. Aveva anche in panchina Florenzi, diciamo, aveva anche qualche, e Verratti non hanno giocato, anche loro avevano qualche assenza, però Neymar e Mbappé. Neymar è fortissimo. E uno che ti fa vincere la Champions, te la può far vincere, ma Mbappé è giovane e forte, quando corre Mbappé su quella fascia si è divorato tantissimi gol. Il primo tempo il PSG, tra pali, traverse e legni, ha preso tantissimi legni. Il PSG meritava comunque al minimo il pareggio, questa partita sarebbe dovuta finire in pareggio. Nel secondo tempo il Bayern Monaco, sapendo che 2-0 Bayern Monaco per due, passava il Bayern Monaco nel secondo tempo ha fatto di tutto per fare il secondo gol, ma tra la difesa del PSG, che ha chiuso molto bene, un po' la sfortuna, un po' Navas, il portiere bene, non è riuscito a fare il secondo gol. Il PSG si è divorato di tutto, Neymar, Mbappé, veramente ha avuto tante occasioni, una partita spettacolare. Vorrei vederne altre 150, così. Purtroppo la Serie A e anche altri campionati francesi, spagnoli, sono molto molto, solo quello inglese è più equilibrato e bello, per il resto veramente. C'era Orsato, l'arbitro italiano, dicono uno dei migliori al mondo, lo mettono in Champions League, a me non è mai piaciuto Orsato, ha arbitrato bene stasera, ma come arbitro non mi piace. In Italia fa solo guai, fuori in Europa è vero fa bene, ma in Italia fa solo guai. Sarà che in Italia viene pagato, quindi se non verrebbe pagato farebbe bene. Mi ricordo ancora Inter Juventus, la famosa fa, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Il Porto è stato eliminato dal Chelsea, il grandissimo Porto, fortissimo, che ha buttato fuori la Juventus, ha perso col Chelsea, ha vinto stasera 1-0 in casa del Chelsea, ma l'andata ha perso 2-0 in casa del Chelsea, quindi nonostante questa vittoria di stasera viene eliminata dal grandissimo Chelsea. Chelsea, anni che non tornava, non faceva una semifinale, vuol dire che la Juventus ha fatto più schifo del Porto. Il Porto non era nessuno, sì, una squadra ostica, ma non è che il Porto era uno squadrone. E la Juventus, ma la Juventus, se stasera al posto del PSG c'era la Juventus, se ne prendeva 5 da Bayern Monaco. In Italia, ragazzi, siamo tutti una vergogna, dal Napoli, Milan, Inter, Juve, Lazio. Chi più ha più, Atalanta, abbiamo fatto figure in merda quest'anno, solo la Roma, complimenti alla Roma, l'unica italiana che giocherà giovedì ed è quasi passata perché l'andata ha stravinto fuori casa. Complimenti alla Roma che farà un semifinale, mi sembra, di Europa League, quindi complimenti alla Roma, l'unica squadra italiana che sta ancora in Europa e andrà in semifinale. Tutte noi, ma figure di merda che stiamo vedendo tutti dal divano. Il calcio italiano purtroppo è anni luce da queste squadre, loro hanno campioni e soldi. In Bayern Monaco, PSG, eccetera, eccetera, hanno i soldi e i campioni veri, quelli là che ti sbloccano le partite, quelli là che te le fanno vincere, ti fanno vincere trofei. Neymar, Mbappé, Lewandowski, che stasera si è sentita tantissimo mancata di Lewandowski. Il Bayern, forse con Lewandowski la ribaltava il Bayern. Detto questo, il PSG se la può bruciare solo da sola questa vittoria. L'unica squadra che poteva togliere, l'anno scorso il PSG perse la finale contro il Bayern e il Bayern vince
la Champions, quest'anno eliminando il Bayern, il PSG gli rimane City, gli rimane il comunque sono poche squadre rimaste, però gli rimane il City, comunque gli rimangono poche squadre nel complesso. Se butti fuori il Bayern hai delle possibilità, perché comunque ti rimangono poche squadre. C'è il Liverpool, se mai il Liverpool dovesse passare. E quindi secondo me questo è l'anno del PSG. Ciao, giocatori, campioni, forti, giovani. Consapevolezza, ha buttato il Bayern, che era quella, diciamo, che poteva essere vincitrice. Il Manchester City ogni anno in Champions non fa granché, il Liverpool non sta al massimo, il Real Madrid, una bella finale Real Madrid e PSG secondo me. Secondo me la finale è Real PSG. Però secondo me il City e il Borussia e il Liverpool vengono eliminati secondo me. E Real, il PSG vince il PSG e se lo merita, pure perché il PSG per i soldi che ha speso, il minimo era fare una semifinale di Champions League, perché negli anni il PSG ha speso tanto, Ibrahimovic, Cavani, eccetera, se non, avesse, non avrebbe fatto neanche una finale, una semifinale di Champions League, vuol dire veramente che tanti soldi buttati dalla finestra. Quindi detto questo, ci vediamo nel prossimo video, complimenti al PSG, mi dispiace per il Bayern però. Ha vinto la Champions l'anno scorso, sta vincendo la Bundesliga e vince il campionato, non è un ciclo finito, è uscito con orgoglio, semplicemente ti è mancato Lewandowski, 3 gol in casa sono troppi, se all'andata in casa avesse perso con 2 gol, scartano 3, forse Bayern sarebbe passato, ma 3 sono tanti, ci può stare, non è finito un ciclo, è sempre più forte Bayern, però il PSG quest'anno ha più fame. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, forza Napoli sempre, il mio Napoli che è uscito con Granada, che figura di merda pure noi, Granada che non è nessuno, che la prossima squadra in Europa li butterà fuori, che figura di merda quest'anno. Detto questo forza Napoli sempre, speriamo di tornare in Champions perché rispetto all'Europa League non me ne vogliono, è tutto un altro palcoscenico, mi auguro che il mio Napoli possa andare di nuovo in Champions, un'altra cosa proprio ragazzi, un spettacolo, anche se ci buttano fuori e ci umiliano, preferisco uscire col Bayern Monaco, che Manchester City facendo una grande partita, 4-2 per loro, 3-2 per noi. Però bella che uscire con il Porto, uscire con Granada, squadre piccole e fare come proprio di merda, non c'è spettacolo, voglio uscire dalla Champions, non la vincerò mai, ma giocarmi con le squadre bellissime, Bayern, Monaco, PSG, te le godi. E il Napoli negli anni non ha mai sfigurato in Champions, abbiamo battuto il PSG, abbiamo battuto il Liverpool, abbiamo battuto il Manchester City, Borussia, Dortmund, però non la vogliamo mai vincere e passare perché non abbiamo né i soldi né i campioni che hanno loro. Quindi il Napoli ha fatto un miracolo, non ha mai sfigurato il Napoli. Negli ultimi 2 anni solo abbiamo sfigurato in Champions, in Europa League, in fuori di merda. Ma prima degli ultimi 2 anni il Napoli ha fatto grandi cose. Guai a toccare il Napoli che ha fatto figuracce, le altre fanno figuracce. Juventus, Atalanta, eccetera, eccetera. Ci vediamo nel prossimo video, forza Napoli sempre.